Rudolf Buchbinder è uno di quei pianisti per i quali, dopo averli ascoltati, viene naturale utilizzare solo superlativi. Bene lo sanno i tantissimi appassionati che hanno gremito il Teatro Grande, consapevoli che avrebbero assistito a una serata unica. Il binomio Buchbinder-Beethoven è già da sé meraviglioso, ma se si aggiunge che il programma, appunto interamente beethoveniano, prevedeva le tre sonate probabilmente più famose del genio di Bonn, patetica, chiaro di luna e appassionata, si coglie ancora di più il senso di una serata eccezionale. Rudolf Buchbinder, d'altro canto, è uno dei musicisti più contesi dalla ribalta internazionale. Mezzo secolo di carriera alle spalle e una conoscenza sterminata di Beethoven. Basti pensare che ha eseguito l'intero ciclo delle 32 sonate più di 50 volte e che a Beethoven ha dedicato anche un libro. Gli permettono di affrontare anche le pagine più conosciute, seppur oggi poco eseguite, in maniera personale nelle scelte interpretative, ma sempre convincente. Intensità drammatica nella contemplazione del dolore, energia, vitalità, delicatezza si succedono con naturalezza e rapiscono il pubblico d'appassionati che si inebria di ogni nota. Scroscianti ed entusiasti meritatissimi applausi, ripagati da due bis, anch'essi naturalmente beethoveniani.